Ragazzi, è appena uscito il teaser del nuovo film di Dragon Ball al Comic-Con. Quindi, direi di andarcelo a vedere. Non credo ci sarà molto, però, ehi, sempre meglio di niente, no? Framerate ballerino. Ok, cioè quindi fammi capire una cosa. 30 secondi per dirci solo che esce nel 2022. Certo. Allora, Goku non ha la casacca con lo stemma di Whis. Perché? Quindi già questa è una cosa molto importante. Potrebbe significare che stiamo arrivando alla fine dell'arco narrativo di Super e quindi di Dragon Ball Z? Potrebbe benissimo essere, anche se penso che il nuovo film sarà probabilmente sullo spin-off di Heroes. Perché Super Hero, dato che adesso c'è tutta quanta quella parte incredibile di Heroes, potrebbe anche essere quello. Oppure Super Hero potrebbe essere un nome generico, ma anche ufficiale, perché no? C'è un arco narrativo nel manga ora che potrebbe appunto essere benissimo definito come Super Hero, per certi motivi che non dico per evitare spoiler di chi non legge o di chi ancora, di chi aspetta l'anime. Oppure potrebbe effettivamente essere appunto Dragon Ball Heroes che sta andando in onda in questo momento ed essere non canonico come tutti gli altri film di Dragon Ball tranne Broly, l'ultimo uscito. Quello è canonico e ci sta alla grande, ragazzi, ci sta davvero alla grande. Questo esce prossimo anno, ma abbiamo semplicemente un'animazione di Goku fatta anche male con un frame rate molto ballerino e niente, le sfere del drago, vabbè, queste sono classiche in Dragon Ball. Molto molto particolare. Magari la casacca con il classico stemma a cui siamo abituati potrebbe non significare nulla, ma potrebbe anche significare: ehi, questo film è canonico, stiamo arrivando alla fine dell'arco narrativo di Super, quello dove originariamente si era interrotto Z. Anche se adesso hanno sminchiato totalmente tutta la linea temporale, Bra è nata dopo Pan. È tutto strano, ragazzi, non ci si capisce nulla. Per carità, non me ne può fregare di meno che la linea temporale sia sminchiata dalla fine di Dragon Ball Z, anche se finisce con Goku che è il guerriero perfetto, capace, che sa ragionare una lotta, mentre in Super l'hanno reso un coglione totale. Però, vabbè, ci sta alla fine, Toriyama a un certo punto mi pagate, sì, a posto, faccio quello che volete. Anche se il manga di Super è così rispetto all'anime che è così, ok? L'anime di buono ha Naoto Shishida che anima le sequenze delle lotte più belle, per il resto Oddio, poi mi fa strana sta scritta. La release può cambiare a differenza della regione e del paese. Ok, non è che deve uscire in tutto il mondo il 10 ottobre del 2022, data a caso. Come a volte è successo che in Italia un film uscisse prima che in America, film americani escono prima in Italia a volte che in America, la stessa cosa può succedere con un film di un anime. Figuriamoci poi se questo arriva in Italia, nei cinema, visto che comunque sia il film di Broly non è andato male, ma pochissimi cinema hanno fatto incassi tali da poter desiderare di avere un altro film di Dragon Ball, così come è successo poco fa per Evangelion. Secondo me, ma sbaglio sicuramente, è l'arco narrativo di Moro. È sbagliatissima questa ipotesi, lo so, ma la butto dentro. Non lo so, a me mi gira st'idea. Potrebbe avere effettivamente un villain nuovo? Boh, staremo a vedere che cosa si inventano. Ma aspettiamo e vediamo.